Siamo al quinto anno che facciamo il percorso dei briganti e l'idea è nata per una responsabilità storica, tra virgolette, di ridare lustro a Giuseppe Maria Tardio, l'avvocato che si fece brigante, o perlomeno lo nominarono in tal senso i Savoiardi, i Sabaudi. Lui ha studiato a Salerno, si laureò in legge a Napoli, arrivò lì a Piaggino alla disavventura di Daniente per difendere un povero contadino a cui vinse la causa, cominciarono in aspris dei rapporti all'interno del paese e quindi chiaramente questo avvocato che avevo studiato di origine, diciamo, contadina era un po' invisa e iniziarono queste trame alle sue spalle, lo fecero arrestare e rinchiudere nel carcere di Lavorino. Lui la notte di Natale del 1860 evade dal carcere e si rifugia a Roma. Lì prende contatto con il re Francesco II, ha un incarico ufficiale di ritornare nel Cilento e combattere coloro che l'avevano occupato, cioè i Savoiardi. E quindi diciamo impropriamente è un brigante. Noi provocatoriamente diciamo il radù dei briganti e delle brigantesse, perché ci vogliamo un po' uniformare a quel loro linguaggio d'allora. E quindi diciamo è un modo anche per difendere la memoria e rivedere questa vita spesa a combattere per un territorio del sud.